ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. C'è stata la costituzione di parte civile e Gelfri è costituito e parte nel giudizio. Parliamo di un giudizio abbreviato condizionato alla richiesta di una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere di, al momento del fatto, se parziale, se totale o se inesistente, se esistente del pecorale. È stato incaricato il consulente per la perizia, il consulente del giudice, e alla prossima udienza ci sarà il giuramento, ci saranno i quesiti e poi il processo seguirà il suo corso. Almeno l'indagine in questo caso seguirà il suo corso. Prima udienza ieri al Tribunale di Pescara relativa al processo per tentato omicidio ai danni di Gelfri Rosato Guzman, ora 23enne, raggiunto da diversi colpi di pistola il 10 aprile scorso nel Risto Bar di Piazza Salotto, dove il ragazzo stava lavorando come cuoco. Ad aggredirlo Federico Pecorale, 30enne, originario di Montesilvano, da anni residente in Svizzera, ora detenuto nel carcere di Cassino. Il giudice Nicola Colantonio ha nominato la psichiatra Federica Vellante, che dovrà esaminare le condizioni dell'imputato. Presterà giuramento il prossimo 16 febbraio. Gelfri, ora costretto su una sedia a rotelle, ieri ha incontrato per la prima volta, dopo i colpi di pistola subiti nel giorno della Domenica delle Palme, chi si è infuriato per la salatura degli arrosticini. Io non mi aspettavo di rivedere Pecorale in tribunale. Lui ha avuto questa idea di farsi tradurre, venire in tribunale, è stato lì per non dire niente, non si è certamente scusato con nessuno, non ha detto una parola. Gelfri è stato al posto suo. Certo, io non so per quel ragazzo che cosa sia significato vedere quel signore lì dentro, è la prima volta che lo rivede dopo quello che è successo, quindi... per quanto abbia fatto trasparire il niente, io non posso immaginare che cosa abbia potuto realmente pensare. Per il legale Bisceglie, la perizia dovrà concludersi in tempi brevi, prima che scadano le misure cautelari.